fettine, una banana grande oppure due banane piccole. Ho messo dello zucchero e vado a versare il mio composto. Vi do già le misure degli ingredienti che sono 150 g di farina, un uovo, 60 ml di olio, 150 ml di latte e 60 g di zucchero. Ecco qua, sono andata a coprire le banane. Siamo a freddo, non abbiamo acceso ancora il fornello. Adesso metterò a fiamma alta, perché siamo con la padella 28 della vulcanica, per 4 minuti. Passati 4 minuti, ho messo la fiamma al minimo. Mi sono dimenticata di dirvi che ho messo mezza bustina di lievito. Passati 10 minuti, vado a controllare. Guardate bene com'è cresciuta. Ancora 2 minuti, poi la girerò. Ora spengo e lascio in autocottura. Ecco girata la mia torta, ora metterò lo zucchero a velo.